Si è chiuso l'evento Sud e Nord che ha portato a Villa Nitti, a Maratea, politici, economisti, imprenditori e giornalisti per riflettere sulle prospettive del Mezzogiorno tra guerra e post-pandemia, con un focus sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il servizio è di Francesco Perugini. Dopo aver analizzato il contesto e i cantieri aperti, Sud e Nord si chiude con il momento delle ricomposizioni. L'ultimo atto della 3 giorni promossa dalle fondazioni Nitti e Meridione Italia, che ha visto figure istituzionali, economisti e giornalisti discutere sul passaggio di fase tra post-pandemia e guerra, è stato inaugurato dal dialogo tra le due parti del paese, incarnate dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal collega di Milano Beppe Sala. Quella distanza si era assottigliata con il miracolo economico, fino a quando, a metà degli anni 70, gli interessi particolari resero vana l'azione della Cassa del Mezzogiorno. Un errore da non ripetere. La cassa, quella cassa, ignorava la logica della distribuzione dei progetti territoriali a tappeto, forse anche quella di una piscina in ogni comune. In realtà poi è diventata la sagra o la fiera di qualche prodotto agricolo. L'impegno di tutti gli apparati dello Stato e i fondi per invertire la rotta non mancano. Tra PNRR e Fondo Complementare Nazionale, a disposizione per il Sud ci sono 80 miliardi, ha ricordato in un videomessaggio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A fronte di un rapporto del PIL pro capite tra Nord e Sud che si attesta al 55%, però, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non deve essere solo un tesoretto. È anche un metodo. È anche un metodo per fare politica economica, programmare le risorse, avere un monitoraggio e una valutazione nel continuo per essere sicuro che gli obiettivi che ci si pone vengano perseguiti e conseguiti. Questo è un passaggio fondamentale.